Eccoci qui, mi sono collegato un pochino prima, così nel mentre aspettiamo un attimo che si collega qualcuno. Perdonatemi un pochino la voce, ma ho un po' di sinusite, quindi ho un po' il naso chiuso, quindi farò un po' di pause ogni tanto, giusto per riprendermi e benvenuti in questa live. Chi mi segue su Instagram sa benissimo che questa live tratterà più di retouch. Fatemi sapere se ci sono problemi audio, se la musica è troppo alta, se mi sentite bene, se ci sono problemi video di qualsiasi tipo, cercherò di risolvere. Mi raccomando, se non mi seguite ancora su Instagram, vi invito a farlo perché appunto lì pubblico molti retroscena e soprattutto tante storie interessanti sui set e prima e dopo di fotografie, sondaggi, eccetera, per fare video su YouTube. E soprattutto se non siete in live in questo momento, ovviamente poi la recuperate semplicemente in un secondo momento perché resterà salvata qui sul canale. Aspetto giusto un altro pochino per vedere se si connette qualcuno, perché appunto dovrebbe iniziare alle 2, mancano 3 minuti circa, o meglio alle 3 italiane, io ragiono sempre con l'ora in inglese. Però inizio a parlare un attimino di cosa farò in questa live. Innanzitutto avevo diverse opzioni per quanto riguarda il beauty retouch che vorrei fare. Mi piaceva molto questa foto e questa foto, ma credo che tra le tre sceglierò questa foto perché ci sono molte cose da poter correggere, soprattutto per quanto riguarda il make-up, quindi mi sembra un po' più interessante andare a realizzare un beauty retouch su questa foto. Magari non mancherà occasione per andare a realizzare beauty retouch su altre fotografie, proprio per andare a vedere un po' di tecniche diverse, eccetera, perché ogni volta cerco di variare il modo in cui li tocco, proprio per non trasmettervi, diciamo, tutto il mio modo di fare, proprio per non fare un copia e incolla, diciamo, ma per trovare appunto il vostro modo di lavorare le foto. Ciao Johnny, ciao Francesco, ciao Simone o Simona, non so se sei maschio o femmina, fammi sapere qui nei commenti. E come vi dicevo appunto, questa è la fotografia, ci sono un bel po' di cose da correggere. Innanzitutto partirei con il ritaglio perché non mi fa impazzire la visione dell'ascella così diciamo in ombra qui sotto, quindi sicuramente faccio il ritaglio in questo momento, cosa che potrei fare anche in ultimo, ma questo mi dà ovviamente una percezione diversa dell'immagine proprio per quanto riguarda l'inquadratura. Ovviamente andremo a lavorare molto sui difetti del viso, ci sono alcuni brufoletti, alcune imperfezioni, alcune grinze sul collo, delle macchie sulla pelle, eccetera. E utilizzeremo diversi strumenti. Diciamo, bene o male il flusso di lavoro sarà lo stesso, ma potrà cambiare un pochino il modo in cui combinerò i diversi elementi. Il livello base lo lascerei sempre, diciamo, qui in basso. Vado a crearmi una copia con comando com. Aspetta, stavo leggendo il comando. Con comando Ctrl J, quindi se Windows o Mac. Per adesso Musk in futuro chi lo sa, sì. Allora, la musica è ok, non si sente troppo forte, vero? Perché io la sento un po' più forte, in quanto volevo sentirla anch'io per, diciamo, sciogliermi un pochino. Non è sempre facile mantenere queste live, diciamo, per intrattenere. Allora, una volta fatto questo, ho realizzato un livello copia. Prima di partire con le frequenze, cosa che ovviamente andrò a fare, voglio un attimino iniziare a correggere le imperfezioni che anche gli strumenti di Photoshop ci possono aiutare a correggere. E sto parlando appunto delle imperfezioni un po' più grandi. Quindi, semplicemente, quello che vado a fare, come in questo caso, guardate. Vado a rimuovere questi difetti, non fa niente se, come vedete, la texture si nota che è differente. Lo andiamo a fare poi dopo in un secondo momento. Allora. Ok. Ciao, buon anno anche a te. La musica va benissimo, perfetto. Se la volete anche un po' più alta mi fate sapere, però in realtà io la sento molto più alta di come la sentite voi. Quindi quello che vado a fare semplicemente è fare queste correzioni. Come avete trascorso queste vacanze? Come siete messi per l'inizio del nuovo anno? Io vorrei fare tantissimi progetti, ma ho già iniziato con una bella allergia e sinusite, quindi sono al momento un pochino, diciamo, debilitato per fare le cose. Quindi vedete, vado a correggere semplicemente le imperfezioni che va benissimo rimuovere anche con gli strumenti di Photoshop.
ad esempio anche i pori più grandi li possiamo correggere con le frequenze o con il dodge and burn, però appunto perché non farlo in questo modo? Come vedete vado molto velocemente sulle correzioni, proprio perché anche se qualcosa sbaglia, diciamo, è sempre meglio correggere un attimino il tono di luminosità, ma la texture non fa niente che venga, diciamo, un pochino alterata o non campionata in maniera perfetta rispetto a tutto ciò che la circonda. Per chi di voi mi segue da un bel po' e ha visto gli ultimi video sul canale, cosa ne pensate di come sta andando la programmazione del canale? Avete suggerimenti per quelli che possono essere dei futuri contenuti? Mi raccomando, io cerco sempre di fare sondaggi sui social eccetera, ma vado molto a braccio in base anche a come sono ispirato in quel momento per registrare, perché non mi piace programmare proprio tutto per filo e per segno, anche se dovrei farlo, però appunto vado anche in base all'ispirazione. Ho in mente quest'anno di avviare anche il canale in inglese, chi di voi parla inglese mi potrà seguire anche su quel canale, sarà un canale principalmente di video shorts e comunque fotografia, diciamo come lo faccio anche in italiano, ma sarà principalmente puntato sulla rubrica di scatto e ritocco, e, perché voglio fare questo esperimento. Ho molti, comunque lavoro a Londra eccetera, quindi ho molte persone che mi conoscono che mi chiedono sempre del mio canale YouTube eccetera, e ogni volta dico sì, ma in italiano, e quindi mi farebbe piacere proprio estendere un pochino i miei orizzonti. Il canale in italiano sta andando molto bene, ma appunto un canale in inglese potrebbe darmi molte più opportunità, ovviamente senza abbandonare quello in italiano, perché comunque mi fa piacere, c'è sicuramente mercato anche in Italia. Un video in cui spieghi come settare un portfolio che per chi parte da zero. Oddio, perdonatemi se a volte non riesco a parlare, ma tra la musica e il leggere e il pensare cosa sto facendo confondo le parole. Questo video è già nella to-do list dei video da portare sul canale, quindi arriverà sicuramente. E ci sarà probabilmente anche proprio il download da un'impostazione di InDesign di un portfolio molto base, quindi possiamo vedere come fare un portfolio. Non so se intendi online o un portfolio più grafico, quindi da inviare in PDF eccetera. Ok, a me piacciono molto i video su ritocco beauty o quello che riguarda le persone. Sì, ovviamente io cerco di accontentare un pochino tutti, perché io tratto diverse tipologie di foto. Lavoro nel mondo beauty, nel mondo fashion, moda, nel mondo still life, gioielli eccetera, quindi sono specializzato in diverse cose. Comunque, come vedete, già in questo modo ho tolto parecchi difetti. Ci sono ad esempio queste macchie eccetera che non conviene togliere con questo strumento, perché sennò vedete già in questo punto la texture è andata, andiamo a fare più danni che correzioni, però questo mi permette già di andare ad avere una visione migliore dell'immagine e soprattutto essere un po' più veloce rispetto all'utilizzo poi delle frequenze, dove dobbiamo campionare ogni singola parte. Portfolio digitale, ok, non mi è mai stato richiesto quello cartaceo, sì vabbè, alla fine è la stessa cosa, diciamo, io intendevo più se fosse un sito web, quindi portfolio proprio online, perché anche quello è importante. Se non avete un sito web, farò anche dei video in futuro su come creare un proprio sito web, sia con WordPress, magari il mio è basato su WordPress, quindi richiede un attimino un po' più di conoscenza per quanto riguarda appunto la gestione dell'interfaccia, il developing eccetera, anche se è diventato molto semplice anche quello ultimamente. Però sì, diciamo il sito web ci vuole sempre. Devo correggere anche questi vuoti nei capelli, li vado un attimino a fare con il timbro clone, poi dopo
faccio le correzioni finali e direi che forse posso iniziare con le frequenze. Ma prima di ciò, prima di fare le frequenze, io di solito lascio la parte del fluidifica all'ultimo, però credo che farla prima sia meglio, perché se devo poi fare qualche correzione, tornare indietro eccetera, c'ho già la foto fluidificata in questo momento. È vero che comunque se poi voglio tornare a quello originale, ho già cambiato la foto, però appunto vedete ho fatto pochissime correzioni, poi diciamo non voglio tornare più indietro di questo punto sulla foto. Quindi fluidifico stesso questo livello, non faccio ovviamente un'altra copia. Command Shift X da tastiera. Per me è difficilissimo ovviamente gestire le shortcut, perché su Windows e Mac alcune sono diverse e non ricordo più quelle di Windows, quindi io a volte dico control eccetera, ma magari è un'altra cosa, quindi io spero che siano tutte giuste. Allora, quello che voglio fare è praticamente andare a portare un pochino più su la parte sotto del mento, giusto per rendere le forme molto più squadrate. A me piacciono molto questi lineamenti, diciamo, super scavati sul viso, no? Come si possono definire. Quindi guardate questi zigomi super super marcati, quindi cerco di enfatizzare un pochino le forme senza esagerare. Poi magari mi aggiusto un pochino l'attaccatura dei capelli, la rendo un pochino più uniforme, anche se in questo punto va un po' riempita, sempre con la post, quindi vediamo un attimino. Però, come vi dicevo, correggo magari, guardate, l'orecchio, lo rendo un po' più lineare e aggiusto la spalla qui in alto, in questo modo, senza renderla troppo rotonda, sennò si vede che praticamente è fake, diciamo. Comunque vi invito tantissimo a guardare tutti i video precedenti sul canale, perché ragazzi molte volte mi arrivano dei commenti di persone che mi chiedono cose che in realtà ci sono già sul canale. Credetemi, ci sono video anche di 2 anni fa che sono super super utili, andateli a guardare perché veramente sul canale c'è tantissimo materiale e veramente potete imparare fotografia da 0 a 100, non dico 100, però si può imparare davvero tantissimo dai video che ho portato sul canale. Quindi vi invito a farlo. Ok, direi che ci siamo. Cerco di farvi vedere un attimino la preview. Cioè, vedete, ho toccato pochissimo la foto, nessuno stravolgimento, eccetera. Diamo un ok, quindi iniziamo a lavorare su questa foto adesso con le frequenze. Salvo un attimo perché se mi crasha Photoshop in questo momento non è il massimo. Utilizzo le frequenze 2.0 con il polvere graffi 16 bit, perché la foto è in 16 bit, giusto? Sì. E vado a lanciare l'azione delle frequenze. Il valore del polvere graffi deve andare a eliminare tutti i dettagli piccoli e quindi rendere poco visibili tutte queste come si possono, tutte queste increspature nel colore. E guardate, ci sono ancora un pochino, diciamo potrebbe già andare bene. E qui vorrei chiarire una cosa, perché alcuni di voi in passato mi hanno anche criticato il modo in cui uso le frequenze, perché dicevano il valore che usi è troppo alto, il valore dovresti usare valori più bassi, ma io ho specificato che il valore va diciamo scelto in base al numero di megapixel e al diciamo a quanto è vicino il viso alla camera, perché più scattiamo in dettaglio più abbiamo bisogno di valori alti di sfocare, più abbiamo magari una modella look intero, quindi dalla testa ai piedi magari usiamo un valore di 10, di 8, perché appunto il valore non è fisso, dipende appunto dalla foto. Se avete 10.000 megapixel ovviamente avete bisogno di valori più alti. Allora, cosa possiamo fare in questo momento? Prima di iniziare a lavorare sull'alta frequenza, quindi sulla frequenza dei dettagli, ogni tanto controllo se ci sono commenti nuovi, vado a creare un nuovo livello per quanto riguarda la smussatura dei colori. Lo chiamo colore semplicemente, non ha importanza. E guardate, in alcuni punti ci sono delle macchie dovute proprio a delle imperfezioni nel colore. In questo caso utilizzo il pennello correttivo con il campionatore manuale, quindi tenendo premuto Alt campiona anche semplicemente dove non
non c'è nulla, perché appunto stiamo andando a lavorare su un livello sfocato, e se ci sono macchie molto grandi, quindi molto visibili, le vado a togliere in questo modo, mentre le altre poi le andremo a lavorare con il pennello miscelacolori. Quindi ho tolto veramente giusto due tre cosine in questo modo, quindi guardate sulla spalla eccetera, e adesso con il pennello miscelacolori io l'ho impostato sulla N, che è molto comodo perché di solito è sulla B, però bisogna premere Shift B tantissimo e quindi non mi trovo a fare questa cosa. E non so perché oggi non riesco ad ingrandire il pennello, quindi ogni tanto devo dare uno sguardo alla tastiera, non vedo dove sono le combinazioni dei tasti. Quindi quello che vado a fare, praticamente disegno dei piccoli cerchietti e lascio la penna, quindi non trascino, perché se trascino faccio questo, guardate, e non è quello che voglio, ma voglio andare a sfocare un pochino. Ovviamente potrei lavorare anche con delle sfocature automatiche in questo livello, diciamo tenendo conto dei livelli sottostanti, ma non lo vado a fare perché non voglio agire ovviamente in tutta la foto nella stessa maniera. Quindi mi piace, ad esempio, in questo punto io devo portare un po' su il colore per eliminare questa linea, magari con una sfumatura, con una sfocatura automatica non ottengo lo stesso risultato, quindi in questo momento ho bisogno di smussare i colori secondo una mia idea, appunto. Sto utilizzando un valore di 30, tutti gli altri li vedete, 30, 30, eccetera, poi c'è un 100 in questo valore per quanto riguarda il flusso. Questo mi permette di avere un pennello che, come avete visto prima, trascina molti colori, perché altrimenti ci mettete tipo ore a fare questa cosa. E il beauty retouch, come ben sapete per chi lo fa, è una cosa che richiede davvero tempo. Ho fatto un'altra foto di questo shooting che è uscita bellissima per quanto riguarda il beauty retouch proprio, però ci ho messo tipo un'ora e mezza, che non è nemmeno male. Vi dirò che conosco persone che mi dicono a volte faccio beauty retouch di 4-5 ore, e io capisco qual è la loro frustrazione, proprio sul dodge and burn. Il dodge and burn richiede tantissimo, se si va a lavorare sui micropori praticamente potete stare tutta la giornata a fare solo quello. Io infatti molte volte preferisco lasciare i ritratti un pochino più naturali, nonostante siano comunque pesantemente ritoccati, diciamo, cioè il beauty retouch si fa così, è bello vederlo super pulito eccetera, quindi non sto qui a criticare il mio stesso lavoro. E guardate, anche in questo caso vado a correggere la luce sul naso che andava a tagliare in questo punto, poi dopo vedremo un attimino come aggiustare questo riflesso molto chiaro di luce. Se ci sono domande fatemele, mi raccomando, e fatemi anche sapere come state trascorrendo questo sabato pomeriggio. Prometto di non togliervi troppo e ovviamente quando volete andare, andate semplicemente. Allora, continuo un attimino con la spalla, poi se c'è bisogno di fare altre correzioni le faccio dopo, semplicemente questo mi permette già di avere una buona correzione, guardate, quindi ho semplicemente fatto questo e possiamo vedere già il risultato, diciamo i colori sono tutti molto più uniformi. Si inizia a creare l'effetto diciamo della buccia d'arancia, questo è dovuto ovviamente al fatto che non abbiamo lavorato ancora sulle alta frequenze, soprattutto con il dodge and burn. È qui che appunto vi dicevo, tutte queste macchioline chiaroscure che si vedono vanno rimosse. Andiamo quindi con il timbro clone, S da tastiera, imparate le shortcut. Durezza al 100% e cerco di tradurre tutti gli strumenti. Io utilizzo Photoshop in inglese, vado a campionare solo il livello corrente e inizio a campionare ad esempio sui pori più scuri, quelli più grandi, poi quelli più piccoli li andiamo a correggere con il dodge and burn, come vi dicevo appunto. Mi raccomando, assicuratevi di non campionare in questo modo, quindi copia e incolla, ma campionate vicino, perché altrimenti va a finire che se campionate in questo punto e riportate qui, guardate, c'è molta meno texture, e se campionate troppa texture su un punto meno diciamo un po' più sfocato, non è il massimo, quindi è importante capire anche dove campionare.
Comunque mi andrebbe ogni tanto di organizzare magari una chiamata su Zoom con alcune persone, magari anche tutti quelli che vogliono partecipare, giusto per conoscervi un pochino di persona, perché non vi conosco tutti e soprattutto se non mi scrivete sui social non so proprio chi siete, quindi cercate anche di interagire con le cose che faccio. Vi ripeto, su Instagram vi potete scrivere, molti di voi mi chiedono consigli, eccetera, quindi fatelo anche voi senza problemi. Questa pelle è un po' difficile da lavorare, non impossibile perché ha una texture super super definita e a me piace un sacco, però dopo un certo punto ti scoccia anche un po' di fare il ritocco beauty, quindi vediamo un attimo come va. Vedete, ogni tanto creo tutti questi queste bruciature, no? Di texture, cerco di mascherarle un pochino. Sì, ho notato che sì, per quanto riguarda la questione di hai notato che i grandi marchi stanno ritoccando di meno, l'ho notato anch'io, vi devo dire la verità, su Londra, quando faccio lavori, soprattutto nel mondo del fashion, poche persone mi chiedono troppo ritocco, cioè nel senso, non ho mai fatto un beauty retouch così spinto, come ad esempio quello che farò oggi. E soprattutto per i brand di bellezza, perché non ha senso far vedere la maschera che ti purifica la pelle e poi metterci il beauty retouch estremo. Ovviamente per quanto riguarda diciamo alcune tipologie di foto, a me piace proprio vedere il viso perfetto, no? Però sì, ho notato anch'io questa cosa. Fan dal giorno zero, grazie Vincenzo. Sarebbe un'ottima idea vedersi su Zoom, sì, lo organizzo. Ciao Antonio, vi ringrazio tutti per essere presenti in questa live. E infatti non vi ringrazio mai abbastanza, se non appunto sui social, dove ogni tanto realizzo post di ringraziamento per tutti i traguardi che raggiungo. Diciamo, questo è un mondo un po' difficile in cui crescere, soprattutto il mondo dei tutorial, perché nel mondo della fotografia vanno molto le recensioni, e video appunto dove si parla di attrezzature, eccetera. Ma siccome ce ne sono già parecchi in italiano, io preferisco fare, diciamo, quello che mi piace. Cioè, quando faccio i video per YouTube, credetemi, vedete le storie di quando monto l'attrezzatura, ci metto un casino di tempo. Adesso per configurare questa live ho speso tipo 2 ore perché ho avuto dei problemi con i vari software. E ho dovuto, reinstallare, eccetera. Quindi il tempo che c'è dietro è veramente tanto. Intanto mi sto perdendo in chiacchiere e ci sto mettendo tipo 2 ore a fare solo una piccola porzione. Però sì, questa è la parte più noiosa, quindi magari se fossimo stati su Zoom a chiacchierare sarebbe stata un pochino più interessante. Però mi annoiate, magari poi riprendete quando potete saltare il video un po' avanti, perché alla fine adesso farò la stessa cosa in tutta la foto praticamente. Magari cerco di andare un po' più velocemente, di non fare un beauty retouch estremo. Il segreto è lavorare non troppo zoomato, perché più zoom e più correggi cose, quindi magari cose che nemmeno si notano a questa distanza. Come bisogna fare per abituare l'occhio a Dolce & Burn? Dopo ti faccio vedere una cosa bellissima. Non c'è bisogno di abituare l'occhio. Diciamo, non ti dico di fare il Dolce & Burn così dal vivo, ma ci sono alcune tecniche che ti permettono di, se è quello che intendi, credo intendi come visualizzare meglio i dettagli da dover correggere, eccetera, giusto? O quanto agire col Dolce & Burn? Una video recensione al mese per crescere. Sì, ma in realtà io compro tante cose, vi devo dire la verità. Quindi mi farebbe piacere, come avete visto, anche il video della Sony che ho comprato, l'Alpha 7 4. Cioè, non ho fatto una video recensione, ho detto i motivi per cui sono passato a mirrorless, quali sono i vantaggi, eccetera. Non mi serve parlarvi di ah, che belli i 33 megapixel, che bello questo, che bello quell'altro. Preferisco farvi vedere di più come funziona, magari in ambito fotografico. Poi mi piaceva anche l'idea di
realizzare un po' di POV fotografi in giro per Londra, quindi andare con la camera attaccata al collo, non la camera, la fotocamera, ma una camera che riprende attaccata al collo e la fotocamera per fare un po' di ricerca fotografica. Ci sono degli elementi troppo belli da scattare a Londra e secondo me vanno condivisi, è proprio bella questa cosa. E poi soprattutto se passate da Londra fatemi sapere che ci prendiamo una birretta. Una percentuale di ingrandimento giusta per non tirare fuori anche imperfezioni microscopiche. Dipende, se è una foto da 20.000 megapixel, diciamo, devi zoomare tantissimo. Io adesso sono al 114% e diciamo questa è una foto che guardi una 4. Se la guardi su un social è minuscola, quindi guardate, non ha manco senso, è già perfetta. Cioè, il beauty retouch lo sto facendo proprio per andare a fare uno zoom del genere, quindi magari fare un crop. Però quello su cui vorrei concentrarmi anche è proprio la correzione del make up. Come sapete a me piace un sacco, l'ho già fatta in passato però facciamola anche oggi. E quindi sì, diciamo mantieniti tra il 100% e il 150%. Questa è una foto da tipo 6.000 pixel per qualcosa, anzi lo posso vedere, 6.400 per 4.200, l'ho pure ritagliata, quindi ho perso un pochino. Però sì, dipende, cioè se è una foto per i social onestamente ti posso dire che questa foto va già bene così, anzi ci fai un pochino di smussatura con delle azioni che tra l'altro potete scaricare. Tra le mie azioni c'è anche l'azione per fare una smussatura veloce della pelle e via, questo lo faccio semplicemente per a scopo dimostrativo, diciamo è importante sapere come fare il beauty retouch. Ecco qui per esempio che manca un po' di texture proprio dei glitter, la vado a copiare, però qui sul bordo abbasso un po' la durezza del pennello e l'opacità all'80% in modo da non renderlo troppo duro in questo modo. E anche qui magari. Grazie Antonio per la donazione, mi fa super piacere quando mi supportate in questo modo. Ha intenzione di fare un workshop intensivo dal vivo di 3-4 giorni a cui partecipare. Ci ho provato, però non sono ancora così grande da poter avere molte persone a partecipare e onestamente quanto dovrebbe costare poi un workshop per avere poche persone, e soprattutto considerando che vivo a Londra, quindi viaggio spesso in Italia per lavoro, però non per i workshop appunto. Quello che vorrei fare magari è avere più dei corsi online, che mi piacerebbe come idea, quindi come vi dicevo appunto delle chiamate su Zoom insieme, avere una classe, un'accademia, qualcosa, ma questo un giorno, perché appunto è una struttura complicata da dover gestire e con il tanto lavoro che ho al momento non riesco proprio sempre a fare una cosa, cioè a volte mi ritrovo che non riesco nemmeno a fare i video per YouTube, quindi non vorrei prendere impegni che poi non riesco a mantenere. Magari quello che posso iniziare a fare, siccome mi occupo davvero di tantissime tipologie di foto, e anche iniziare a fare delle live di scatto, delle live di ritocco di altre tipologie di foto, quindi non solo beauty ma magari anche still life di orologi di ore, praticamente dove andiamo a ricostruire lancette e fare cose del genere. Comunque la pelle lucida, che è stata una scelta per quanto riguarda il make up, bella, però una, diciamo, una bella tortura da ritoccare. C'è tutta questa nitidezza ovviamente di super dettagli eccetera, però si fa. Secondo me siamo già a buon punto, poi dobbiamo andare solo di dodge and burn, non voglio veramente correggere tutto, sennò siamo fino a domani mattina. Un incontro settimanale su Zoom di 3-4 ore, un po' troppe, no, nel senso che mettetevi anche nei miei panni. Io ad esempio oggi è sabato, no, dopo 5 giorni di lavoro, che comunque qui ieri non è stata la Befana,
Io vorrei anche riposare un attimino il weekend, uscire, andare in giro per Londra, eccetera, quindi mi ritaglio il tempo proprio perché mi piace tanto, so che è un investimento, però sì, diciamo un'ora, 2 ore a settimana si potrebbe tranquillamente fare, perché poi tra l'organizzazione, eccetera. A me l'idea dell'accademia è quella pure di, ad esempio, oggi vediamo come fare questo ritocco beauty, ti do la foto, la ritocchi, ti correggo, ti aiuto, mi fai delle domande se non sai qualcosina. Cioè, non è che sono un professore, però sicuramente cerco di trasmettere un attimino le mie conoscenze, quello che ho imparato nel corso degli anni, l'esperienza, eccetera, che è quello importante, no? Imparare in poco tramite l'esperienza di qualcun altro per applicare, diciamo, in poco tempo quello che si è imparato. Poi sì, mi farebbe davvero piacere incontrare dal vivo persone, perché appunto, poi, soprattutto dopo il lockdown, eccetera, i rapporti adesso stanno iniziando a riprendere un pochino, quindi non sarebbe male anche vedersi dal vivo un giorno. Con quale macchina obiettivo è stata scattata per avere tutta questa nitidezza? Sony Alpha 7 IV con il 70-200. Ciao Davide, benvenuto. Insegneresti in qualche accademia? Ci sono proposte? Non lo so, l'accademia dove ho studiato io è una scuola privata e praticamente ho bei rapporti con loro per quanto riguarda anche proprio il modo in cui condividono i miei lavori. Ho fatto un'intervista per loro, quindi potrei provare a propormi. Però non lo farei costantemente, lo farei più per un progetto personale, perché appunto se ho avviato il canale YouTube è per arrivare comunque ad essere io, diciamo, l'artefice della mia stessa scuola, che appunto non sarà una scuola ma sarà più un'accademia, però ovviamente ci vuole tempo, come vi dicevo. Sì, quindi probabilmente sì, potrei farlo all'inizio, o non lo farei troppo pesantemente perché sennò mi stancherei anche di insegnare, cioè secondo me ci vuole il giusto equilibrio di tutto. Su che monitor stai lavorando? È calibrato? Il monitor è calibrato, è un BenQ PD2500Q, mi è uscita la Q in inglese. E c'è una recensione sul canale, devo dire la verità, per i 300 euro di monitor, che è £300, in realtà sono più di 300 euro, non è male. Ce l'ho da anni, ha una buona riproduzione dei colori, non è 10 bit però raga, cioè, per l'uso web va benissimo. Io lavoro molto sul web e se devo fare stampa, onestamente, le micro differenze eccetera non mi interessano tanto. Stavo pensando di prendere l'Apple Studio Display, però molte persone lo criticano un pochino per alcuni aspetti, quindi aspetto un attimino. Apple sicuramente fa ottimi display e come sapete io da poco proprio sono passato a Apple per quanto riguarda tutto l'ecosistema. Quindi sì. Voi perdonatemi il naso chiuso, ma ho la sinusite e spero non sia un problema. Magari la prossima diretta un po' di still life. Sì, fammi sapere se c'è qualche richiesta in particolare. So che molti di voi mi chiedono i gioielli, però la difficoltà nel far vedere i tutorial di gioielli è che sono molto piccoli, quindi far vedere il set molto grande su un cosino piccolo è proprio difficile. Però ci posso lavorare tranquillamente, posso fare due inquadrature, una più ravvicinata, eccetera. E poi comunque in generale è difficile proprio. Cioè, i gioielli sono molto a gusto personale anche, quindi non esiste una regola per illuminarli. Ci sono delle indicazioni sicuramente, però sì, possiamo vederlo sicuramente. Quale accademia hai frequentato? ILAS a Napoli. Io sono della costiera, quindi mi spostavo semplicemente per andare a studiare. È stato un corso di un anno perché fare la All'università ci avevo provato, ma praticamente di fotografia non si faceva nulla. Poi la fotografia è stata quella cosa che mi ha avvicinato, si è avvicinata a me, diciamo, non subito, ma tipo verso i 17-18 anni. Nel senso, mi è sempre piaciuta, ma non è mai stata quella cosa che ho detto: ah, potrei essere un fotografo un giorno. Infatti, devo fare un video e raccontare questa cosa perché mi piace fare tante cose, quindi. Anche video, ad esempio, mi piace fare. Io faccio alcuni video per alcuni miei clienti, ovviamente video anche per YouTube, però alcune volte ci metto qualche video cinematico, eccetera. Comunque vedete che già con la lavorazione della texture ci siamo.
guardate già quanti difetti abbiamo, difetti ovviamente abbiamo corretto. Adesso non ci resta che iniziare a lavorare di dodge and burn, che è la cosa forse più lunga, ma vi ripeto, cercherò di farlo velocemente perché è poi la stessa cosa applicata a tutta la foto. Poi magari mi concludo dopo, se vi annoiate eccetera, fuori live il ritocco, e vi metto il prima e dopo su Instagram con anche un bel dettaglio, così si vede lo zoom ad esempio dell'occhio eccetera. Come ti trovi per la stampa grande con A7? Ho fatto una campagna pubblicitaria che è stata stampata su un 20x10, quindi praticamente un cartellone pubblicitario di quelli autostradali. Credo sia 20x10, ma sicuro è 20 metri. Forse 20x9, una cosa del genere. E non è male, i dettagli, ha una resistenza ISO pazzesca. Infatti ci farò un video dove vi farò vedere delle foto che ho realizzato a ISO 8000, tipo con condizioni di luce non ottime. Ovviamente io, come ho detto a video, questa è la mia prima full frame che ho comprato. Ho sempre usato full frame in studio, perché appunto io prima lavoravo in studio non mio, quindi, e non ho ancora uno studio mio, perché poi farò un video su perché non lo apro. Londra è pienissima di studio da affittare, quindi io affitto spesso studio quando faccio lavori di modelli eccetera, cioè costa meno affittarlo alle giornate, perché poi lo still life lo scatto a casa, come sapete. Cerco sempre di accumulare i giorni di scatto tutti insieme, così poi mi faccio il ritocco principalmente. Poi per alcune aziende ritocco solo, quindi ci sono alcuni brand che, per cui ritocco, tra cui Pangaea, che è un brand grandissimo, andatela a seguire, fanno cose molto belle, e per loro faccio ritocco principalmente delle campagne pubblicitarie o da stampare. Quindi infatti in passato ho ritoccato delle foto scattate con l'Hasselblad, che tipo hanno quasi mandato in panico il mio Mac, per quanto erano pesanti, erano tipo 14.000 pixel o qualcosa del genere. Sarebbe possibile organizzarsi per una chiacchierata con one to one? Assolutamente, scrivimi o per email, la trovi sotto tutti i video in descrizione, oppure su Instagram e poi ci organizziamo da lì. A me hanno consigliato di accettare un lavoro dove servivano delle stampe relativamente grandi, perché uso hanno sconsigliato. Ah, ok, perché uso Fuji. Vabbè, quanti megapixel sono? Cioè, onestamente, la questione dei megapixel anche fino a un certo punto, perché poi queste stampe vengono viste tipo da lontanissimo. Cioè, a volte mi è capitato di passare vicino a cartelloni pubblicitari enormi e i pixel sono grossi così, tipo, quindi... Fai anche food? Sì, ho qualcosa nel mio portfolio e volevo farlo perché in realtà faccio molto ritocco di food. Però sì, diciamo, il food è... Mi occupo del mondo pubblicitario, quindi faccio un po' di tutto, soprattutto pacchetti di patatine, cioccolatini, cose del genere, no? Poi soprattutto su Londra ci sono veramente tantissimi brand e faccio veramente di tutto. Ok, direi che ci siamo, finisco giusto di lavorare sulla corona dei capelli. Vediamo se ci sono chiazze particolari da rimuovere nei capelli. Vai vai, sbizzarritevi con le domande, così vi intrattengo mentre faccio le cose noiose. Poi mi piace comunque farmi conoscere un pochino, perché non tutti mi conoscono, quindi... Di solito si usa timbro clone su alte frequenza e sulla bassa sempre timbro clone. Il timbro clone non so se è entrato dopo, mi sa, però sull'alta sempre. C'è chi usa magari il pennello correttivo, però fa danni secondo me. Il timbro clone ti permette di comandare al 100%, di controllare al 100% quello che accade sulla foto, mentre nella bassa frequenza ho fatto vedere prima che ho corretto con il pennello correttivo con il campionatore questa macchia, le macchie più grandi, e poi ho lavorato in questo modo di miscela colori, quindi ho sfocato un po' i dettagli e guardate già. Cioè, già va bene come foto, onestamente. Ci sono tutte le macchioline da correggere col dodge and burn, ma... Cioè, veramente va già bene come ritocco beauty, soprattutto perché è una foto che andrà sul web. Questo è un progetto personale, portfolio.
Però siamo qua, lo facciamo anche perché non so in realtà da quanto tempo sono in live, che ore sono? Mezz'ora, quindi diciamo fino a che non arriviamo a un'oretta non si vede il risultato finale, però siccome mi vorrei concentrare di più anche sulla correzione del make-up, non voglio perdere troppo tempo sul dodge and burn. Comunque le frequenze sono molto semplici da utilizzare, alla fine è tutta la parte tecnica, cioè basta, una volta che sai che devi campionare la texture vicino, che non devi fare danni, tipo cose del genere, che tipo campioni da qui a qui, guardate, è diversa proprio, è diverso il contrasto dei pixel, quindi ottieni questi risultati strani. Cioè non ci vuole molto. È tutta esercitazione, le cose che impari, cioè le frequenze sono le stesse tipo da 20 anni, non dico 20 anni però. Comunque che bello fare i progetti beauty, questo l'ho fatto dopo mesi, cioè nel senso di studio li faccio sempre, ma non molte cose, poi siccome le faccio per lavoro non le voglio portare sul canale eccetera, perché mi devo mettere a chiedere al cliente, non mi va di fare diciamo questi casini. E poi come dicevo prima, a un certo punto uno vuole pure riposare poi il fine settimana e molte volte magari capita un lavoro, quindi non ho sempre voglia di voler scattare, preferisco forse fare lo still life anche se il beauty mi piace molto. Fatemi sapere un po' di che tipo di fotografia vi occupate e che zona dell'Italia siete, perché voglio fare un po' di ricerca su come sono i prezzi in Italia. Molte volte le persone mi chiedono: ah, Marco, quanto devo chiedere per fare questa foto? E dico: raga, dipende anche dalla zona. Non, una foto che magari scattate a Milano non ha lo stesso prezzo di una foto scattata da dove vengo io. Così come una foto a Londra non ha lo stesso prezzo di una foto scattata, diciamo, in Italia. Ok, Napoli, poi. Abruzzo, still life, food, ADV in generale. Io sono toscano e sono esclusivamente un amatore e prediligo la foto di ritratto. Fotografo prevalentemente cosplay. Ah, bella, bella specializzazione. Sì, io onestamente non so definirmi, nel senso, di sicuro non sono un food photographer, però mi piace, lo faccio. Se proprio dovessi dire, oh mio Dio, voglio fare solo quello nella vita, forse farei still life. E se dovessi scegliere una cosa in particolare, farei prodotti. Anche i liquidi sono belli da scattare. Però, anzi, in realtà voglio proprio iniziare a fare quelle foto un po' strane. Di solito ho fatto alcuni progetti molto interessanti che ho condiviso anche sui social. Non so se vi ricordate quella bottiglietta che versava tutto il liquido al di sopra. Era molto, molto sfizioso. Diciamo, realizzare anche un tutorial del genere. Cioè, sarebbe sfizioso. Allora, iniziamo col Dodge and Burn. L'ultima collezione qui. Qualcuno di voi mi diceva come visualizzare i dettagli del Dodge and Burn. Ho un'azione che ti faccio vedere velocissimamente come si realizza. Ho un gradient map da bianco a nero. Sono quelle standard in questo modo. Guarda cosa succede adesso. Stai vedendo in nero tutti i dettagli chiari e in bianco tutti i dettagli scuri. Quindi ricordati, nero scurisce, bianco schiarisce. Quindi se vuoi risolvere questa parte nera devi scurirla, se vuoi risolvere questa parte bianca devi schiarirla. Ovviamente nelle narici è scuro. E questo Dodge and Burn, guarda quanto efficiente, ti permette di vedere tutti i puntini da poter correggere. E se ti serve aumentare il range dinamico
per appunto vedere più o meno dettagli, basta realizzare un livello di valori tonali che si chiamano levels in inglese. E praticamente con lo slider centrale basta tirare a destra o a sinistra. In questo modo vedo più solo i dettagli in ombra. Quindi tutte le parti bianche sono i dettagli super in ombra. Poi se sposto più di qui vedo tutti i dettagli in luce. Quindi praticamente ti faccio vedere. Mi vado a creare un attimino una cartella. La chiamo velocemente Dodge and Burn. Livello curve, faccio quella per scurire. Magari la tiro un po' più giù in questo modo. La chiamo Burn e poi faccio quella del Dodge. Mi inverto le maschere. Aspetta, leggo un attimo i commenti. Salerno, Vicenza. Giorgio Cravero è il maestro dei liquidi, non so se lo conosci. No, non lo conosco. Uno dice, cioè, Simone dice, Giorgio Cravero è un maestro. Mi piacerebbe iniziare a fare anche Still Life in casa, bottiglia oggettistica piccola, assolutamente. Non ci vuole nulla a farlo, veramente siamo pieni di oggetti da scattare. Ciao Marco, col timbro clone nelle alte, si può passare con il metodo scurisci e schiarisci per correggere? No, nelle alte no, perché appunto ti va a creare il. Proviamo, ma mi sembra di no. Ti va a creare quell'alone strano. Però vediamo se. Ah no, in realtà non lo fa effettivamente. Però comunque non. Cioè, nel senso, se devi correggere i dettagli in luce, in questo modo sì, lo puoi fare. Però appunto poi quello che succede ti va ad appiattire, perché da quel punto in poi fa tutta la correzione. Idem ovviamente per lo schiarisci, quindi se vado su una zona scura. Posso provare magari a fare un po' di prove la prossima volta su una fotografia, perché sì, effettivamente non ci avevo mai pensato. Ero convinto che potesse creare dei difetti proprio a livello di luce, però sì, probabilmente può funzionare. Devo capire solamente se, guarda, va a creare cioè nel senso va ad appiattire proprio completamente tutto, quindi poi diventa troppo troppo smussata, però possiamo provare. Allora, iniziamo col burn. Puoi condividere questa azione, sono già disponibili al download. Questa azione è nelle azioni Beauty, che è I Help Beauty. E se vai nel video delle 50 migliori azioni per Photoshop da scaricare, trovi già tutto lì. Allora, quindi iniziamo a lavorare con il Dodge and Burn, ma molto velocemente, perché come vi dicevo, anzi guarda, lo faccio praticamente anche proprio senza l'iHelp, perché è più un casino per me in questo momento, che riesco tranquillamente a lavorare anche in questo modo. Ovviamente opacità basse, 5%, anche meno, flussi bassi 7% e durezza del pennello allo 0 va bene. E in questo momento con il burn vado a scurire. Magari lavoro con opacità un po' più alte, così faccio ancora prima. Cioè, praticamente quello che dovreste fare, come avete visto anche in altre live, è uniformare un pochino le zone scure e le zone chiare, portandole più sui mezzi toni, quindi non creare questi buchi di luce e ombre, ma andare un pochino ad uniformare. Ovviamente si può fare il dodge and burn sia manualmente, ma si può fare anche diciamo con delle variazioni, quindi guardate ad esempio questa parte, se la vado a schiarire, ovviamente questa la potrei correggere anche tranquillamente con le frequenze, perché forse è troppo grande.
Però sì, quello che permette di fare il dodge and burn è andare a togliere un pochino di macchie dalla foto, tipo questa. Questa macchia qui, quindi dobbiamo uniformare un po' più i contrasti della foto. Mi dite una curiosità, se vi ricordate in che modo avete trovato il mio canale YouTube? Sono curioso perché effettivamente non faccio mai sondaggi, cioè non è stata, magari avete cercato un video in particolare e vi è comparso il mio video, era tra i suggeriti di altri canali YouTube. Ovviamente commentate anche dopo il video se non state vedendo in questo momento il video. Comunque penso che non ci sia niente di più scocciante di fare il dodge and burn. Ecco, in questo caso questi pori ancora così grandi li posso correggere con le frequenze. Diciamo, adesso ovviamente zoomando per fare il dodge and burn escono fuori tutti i dettagli che avevo trascurato, proprio perché per andare un pochino più veloce vi dicevo che lavoravo su zoom un pochino inferiori. Infatti prima lavoravo al 100, ora lavoro al 200, quindi viene fuori tutto praticamente. Ed essendo una foto per il web non ne vale nemmeno la pena, però posso velocemente continuare a correggere. Poi quello che mi interessava far vedere anche è come altero i colori della foto, perché al momento ho alzato la saturazione in fase di esportazione perché volevo che il make up risaltasse, però la pelle non è così verdastra, così chiara, diciamo, va scurita un pochino, anche perché era una ragazza di colore molto scuro, e non dico nero proprio nero, però a me piace un sacco il tono di pelle molto scuro. Cercavo video sul ritocco del ritratto e mi è uscito un tuo video, ho iniziato a seguirti, grazie. Consigliato da un amico, grazie. Dovevo scattare per un brand di abbigliamento e non sapevo come fare le foto delle t-shirt dove si vedesse il collo interno, quindi manichini. Non ricordo, credo sia passato un anno, e vabbè, non fa nulla. L'importante è che ora siete qui a seguirmi, che appunto senza di voi non avrebbe senso il mio canale YouTube, mi rivolgerei a nessuno praticamente. Comunque direi, siccome mi scoccia il dodge and burn, continuo con le frequenze, perché anche con quelle possiamo correggere. Ovviamente ci vuole un po' più di tempo, però, cioè, vi ripeto, secondo me va già bene così la foto. Veramente c'è da correggere solo giusto qualche macchiolina un po' più visibile, però. Fatemi salvare, ogni tanto crasha Photoshop e sono belle situazioni quando succede. Ovviamente quando fate le frequenze non vi concentrate solo sul viso, perché come avete visto ho lavorato anche un po' sul collo eccetera, a fine che se no otteniamo questo viso perfetto e poi abbiamo tutto il resto della foto diciamo trascurato. E soprattutto cercate di dare un'occhiata se create pattern ripetitivi, come vi dicevo appunto, campionate sempre in zone differenti. Comunque se non siete ancora iscritti alla newsletter, non ne ho ancora inviate, ma io sto preparando una newsletter automatica che praticamente è un riepilogo di tutti i video che ci sono sul canale organizzati diciamo in base a un mio criterio di importanza, quindi è una sorta di percorso formativo e ci sarà una newsletter a settimana, credo, o alcune ogni 2 settimane. E praticamente grazie a quello, perché come vi dicevo molti non hanno visto tutti i video sul canale, ci sono cose secondo me da non dover perdere, e quindi grazie a quello spero di organizzato praticamente video in base a degli argomenti, quindi spero di
portare un po' più di visualizzazione ad alcuni video che sono secondo me super interessanti e soprattutto che vi permetteranno di imparare davvero cose pazzesche. La prossima volta che mi capita magari di fotografare orologi, c'ho degli orologi da poter fotografare, infatti ho fatto pure la foto all'Apple Watch, che ok non è un orologio di quelli super fighi, cioè è bello digitale ma non di quelli diciamo analogici, si chiamano così, non ne sono sicuro. Però sì, anche mi piacerebbe fare una bella fotografia di orologi. Le ho fatte in passato, ma non creative. Ho fatto qualcosa e-commerce, se non sbaglio. Allora, adesso, siccome voglio provare a correggere tutte queste macchioline e non c'ho voglia di fare il dodge and burn, perché però è che in realtà è una cosa che va fatta, ma non voglio che questa live dura 70 ore. Lo provo a fare in maniera un po' più automatica. Poi ci correggiamo il make-up, perché non, come vi dicevo appunto, voglio farvi vedere come disegno le sopracciglia eccetera, che pure è interessante. Comunque è per questo che non mi fa impazzire il beauty retouch, perché ci vuole veramente troppo tempo. E mentre le altre tipologie di retouch sono meno alienanti, perché appunto cambi sempre foto, ci metti, anche se ci metti un quarto d'ora, mezz'ora, cioè questa foto la sto già ritoccando da quasi un'ora, quindi non ci vuole tempo per farlo. Faccio le ultime correzioni qui, che comunque sono le zone più visibili. Quindi guardate, già è veramente una bella situazione adesso. Quello che faccio, azzardo, mi chiudo il livello delle frequenze, perché vorrei provare a correggere questi difetti con altre frequenze. Vi faccio vedere una cosa, lancio di nuovo le frequenze, provo quelle con il controllo sfocatura questa volta, quindi non polvere e graffi. Vedete tutti questi dettagli come sono visibili adesso? Proviamo ad aumentare il valore a 20. Adesso scompaiono. Quello che faccio, do un valore intermedio, quindi dove si vedono ma non si vedono. Facciamo anche 14, ok. Vado sulla frequenza della bassa. Il dodge and burn l'ho fatto così poco in questo punto, vedete che praticamente manco serve, quindi lo dovete fare ma non lo faccio, vi ho fatto vedere come si fa eccetera. Aspettate, leggo un attimo i commenti. Pur essendo iscritto al tuo canale, ho ricevuto poche volte l'avviso di qualche tuo nuovo video. Oggi nella tua diretta invece ho ricevuto l'avviso. Lo so raga, questo è un problema di YouTube che c'hanno da sempre tutti gli YouTuber. Hai attivato la campanellina delle notifiche? Fammi sapere, però sì, dovrebbe essere quello il problema. Da oggi inizierò a seguirti di più e mi andrò a vedere tutti i video che mi interessano per la post. Sì, vai a vedere tutti i video perché c'è roba super interessante. Orologio a specchio. Ok, appena potrai. Buona guarigione per la tua sinusite. Grazie Samantha. Io per bilanciare il chiaro e scuro utilizzo sempre le curve, ma in modo diverso. Non ho invertito. Io ovviamente l'ho ricavato. Non ho inventato io, l'ho ricavato da un tuo tutorial. Seguo un metodo che mi permette di arrivare ad avere un livello curve dove nella maschera ho già i punti scuri da schiarire e nell'altro livello curve chiari da scurire. Intendi la curva quella che è tipo, che ha questa forma, quindi che, oddio, non so, non mi ricordo come si definisce. Vabbè, è tipo una montagnella, o intendi la curva ad S? Fammi capire un pochino meglio cosa intendi, perché ci sono tantissimi metodi. Io lo faccio separato proprio per avere controllo poi di abbassare l'opacità se dovesse essere troppo. Dove bisogna iscriversi per la newsletter? Ci dovrebbe essere nella descrizione del video il link iscriviti alla mia newsletter, però nel caso dopo lo aggiungo proprio sotto la live se non c'è. Dicevo, praticamente vado a copiarmi il livello della bassa e avvio il filtro Camera Raw Command Shift A o Control Shift A. Come sapete io azzardo molto su questo filtro perché ha delle modalità di sfocatura super interessanti che non trovate in Photoshop. Se attivo la
riduzione del rumore, quindi per ridurre il disturbo ISO, e abbasso i dettagli, guardate la pelle come perde tutti quei dettagli. Ok, magari aumentiamo un pochino i dettagli, se no lo facciamo troppo, però vi faccio vedere, guardate il prima e dopo. E questo tipo di sfocatura non c'è in Photoshop, perché il controllo sfocatura sfoca tutto. Lo sfocatura superficie potrebbe funzionare, però ma va su livelli, quindi questo invece tiene conto proprio dei dettagli e dei contorni. È una cosa super 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 utile. Non ok, quindi guardate, abbiamo questa piccola smussatura. Se la vado a rilanciare, quindi di nuovo filtro camera raw e riabilito l'alta, guardate cosa ho fatto, ho smussato la pelle, diciamo proprio perfettamente. Mi vado a rimuovere un po' di nitidezza da questa, da questi dettagli qui e anche qui sopra. E quindi praticamente vedete come con poco ho praticamente corretto già un pochino, come vi dicevo, le macchie che sono dovute da correggere, diciamo, col Dodge and Burn. Ovviamente non utilizzerò questo livello al 100%, se no è troppo smussato, però magari abbasso un pochino l'opacità e in questo modo. Se adesso dovessero servirmi di nuovo le frequenze, le vado a ricreare, però appunto, come vi dicevo, poi non voglio che la live dura troppo, eccetera. È una foto per il web, va già più che bene la lavorazione in questo modo. Dopo le frequenze sommo i livelli e sul livello ottenuto applico filtro sfocatura in modalità scurisci per evidenziare i punti scuri. Ok. Allora, iniziamo a lavorare sul make-up, che appunto, come vi dicevo, la pelle va già bene così. Nuova somma di livelli e filtro accendo passaggio. Ok, ok, ho capito, quindi come fai? Non l'ho mai usato, appunto, perché utilizzo sempre questo metodo. Poi ci sono appunto tecniche e tecniche, diciamo. Nonostante ciò, io vedo questo zoom 55%, vedo ancora tantissime imperfezioni che ovviamente non sarò qui a correggere perché ci vuole tempo. Però tipo si notano le imperfezioni da correggere col Dodge and Burn. Ci vuole troppo tempo per farlo. Verrà salvata questa live sul canale? Sì, appena la stoppo dovrebbe salvarsi. Però nel caso poi la posso comunque ricaricare, sì, ma ho selezionato proprio di salvarla. Iniziamo a lavorare sul... quindi praticamente questa era la foto iniziale. Questa è la foto ora. Direi che c'è una bella lavorazione. Questa macchia qui probabilmente pure va corretta. Lo facciamo proprio stesso sulla foto con lo strumento Dodge. Azzardiamo. Andiamo con un 2%. E... in realtà credo sia più una macchia di colore questa, però vediamo. Sì. Possiamo fare un pochino così e poi dopo aggiustiamo con il livello del colore. Quindi quello che vado a fare, ora mi correggo il make up, mi creo un nuovo livello e lo salvo come make up. Avete visto che ho chiuso le frequenze perché appunto... non mi interessa tornare indietro, mi hanno bene queste correzioni, anche perché se mi riservano le riapplico. Non sono di quelli che mantiene tutti i livelli, perché poi i file devono essere anche un pochino leggeri a volte. Iniziamo a lavorare sul make up. Mi campiono un colore scuro o semplicemente lo vado a selezionare, che non sia nero. Gli do un tono leggero di rosso all'interno, guardate, una sorta di marrone scurissimo. Quindi se disegno ora,
ovviamente con un'opacità mi faccio vedere, e questo è il colore. Diametro 3 pixel, può andare bene. E mi seleziono la pressione con la penna. Questo mi permette di partire con una pressione, aspetta, vi faccio vedere, tipo una pressione più pesante, e poi andare a realizzare la punta classica della sopracciglia, no? Magari mettiamola anche a 4. Ok, quindi vedete, faccio in questo modo. Poi se è troppo evidente abbasso l'opacità, perché si vede, no? Vanno anche un po' sfocate dopo. Abbassiamo l'opacità all'80%. E qui diciamo la bravura deve stare nel disegnare le sopracciglia proprio seguendo la forma e regolando la pressione. Quindi partiamo con una pressione un po' più sostenuta e andiamo a ridurre poi. Per esempio, sui make-up beauty io non preferisco l'applicazione delle ciglia finte perché si notano. Invece, facendo la correzione in questo modo, riesco io a gestire poi dove riempire se dovesse essere necessario. Poi quello che facciamo è campionare un colore un po' più chiaro. Me lo prendo stesso dalle sopracciglia esistenti e vado un pochino a riempire all'interno, giusto per creare quelle sopracciglia che catturano un po' di luce e quindi sono più chiare. Ovviamente faccio la stessa cosa anche per quelle che sono in basso. Sempre senza esagerare, giusto per riempire un pochino nelle zone che sono più vuote. Quindi guardate. Un'altra cosa, ovviamente adesso ci sono delle sopracciglia. E essendo che sono troppo definite, filtro, lo sfogo dopo perché devo ovviamente fare l'altra sopracciglia, però vi faccio vedere che appunto in realtà questa è molto più sfocata, quindi mi conviene lavorare su due livelli. Le altre ciglia, non sopracciglia tra l'altro. Filtro sfocatura, Gaussian Blur, che sarebbe il controllo sfocatura. Do un valore di 0,4. In questo modo. Mi tolgo un attimo questo pezzettino di make-up qui. Quindi vedete, ho fatto il riempimento, adesso mi creo un nuovo livello perché questo ha bisogno di una sfocatura maggiore. Anche se questo, essendo di lato, si nota molto meglio. Quindi non serve parecchio riempimento. Prendiamo Gaussian Blur con gli stessi valori di prima, l'applico diverse volte. Quindi vedete, c'è il riempimento, ma è sfocato così come lo sono le sopracciglia. Questo qui lo potrei anche accentuare un pochino di più. Vediamo se con un copialivello in questo modo, guardate. Vado a cancellare un pochino la parte esterna qui e me le unisco. Quindi adesso è molto più evidente. Quindi guardate il riempimento fatto in questo modo. E poi possiamo definirci un pochino le sopracciglia. Ciglia sinistra, ciglia destra. Faccio Fatemi sapere ovviamente qual è un giorno della settimana che vi può piacere per fare tra l'altro le live, perché
perché io ho messo il sabato perché non lavoro, ma se vi va bene in settimana io comunque mi posso autogestire, diciamo. Allora, qui vedete, quello che faccio il riempimento è come prima, nelle zone dove mancano. E magari qui in mezzo che c'è un po' un casino dovuto a tutta questa texture, me ne disegno qualcun'altra così è un po' più definito. Pennello anche sull'altra, poi in questo caso le sfoco con una maschera, diciamo, semplicemente un pochino di più da questo lato. Fatto questo, vi faccio vedere, guardate il riempimento. Quindi c'è, ma non esagerato. E adesso possiamo aggiustare un pochino il make-up invece. Mi creo un nuovo livello e vado a utilizzare il timbro clone scansionando tutti i livelli, campionando tutti i livelli. Ad esempio tolgo la linea della chiusura. Questo l'avrei potuto fare anche con le frequenze, però c'è una brutta situazione perché devo correggere il make up in questa zona, probabilmente con le frequenze in quel caso va meglio, quindi quello che faccio adesso, siccome queste correzioni magari le mantengo separate, ma mi crea un nuovo livello copiato, vado a lavorare adesso su di nuovo altre frequenze per il make up. Quindi in questo caso ovviamente non, perché c'è bisogno di riapplicare diverse frequenze, proprio perché non tutte hanno, cioè in base a cosa, diciamo a quello che stiamo lavorando, dobbiamo applicare diversi valori. Riutilizzo quelle col polvere graffi perché sul make up funziona meglio, altrimenti se andiamo a campionare molto vicino ai dettagli vengono subito sfocati. Uso un valore di 15, no, forse 10 va meglio, no, ok, quindi vedete è molto molto basso come valore. E quello che faccio adesso è correggere un pochino il colore del make up. Quindi letteralmente pennello e poi abbasso l'opacità dove serve. Ovviamente mi tolgo la pressione. Se dovesse servire utilizzo anche un pochino di miscela colori. Quindi vedete, recupero un po' di colore. E poi mi vado a copiare sul livello corrente un pochino di texture.
Senza esagerare, ovviamente. Diciamo, questa è una situazione molto difficile perché deve andare sotto le sopracciglia. Però mi interessa solamente smussarlo un pochino. Che vedete, adesso è un po' più omogeneo. Invece prima era, si stoppava. Quindi guardate, anche da quest'altra parte ho aggiustato abbastanza bene. Poi qui sotto, quindi quello che faccio è campionare il colore, questo verdino. Ovviamente pennelliamo con un 30%, 20% e poi cancelliamo se dovesse essere necessario. Qui è completamente scomparso il colore. Abbassiamo un po' il flusso. Abbasso anche un po' l'opacità. Aggiungo un po' di verde più chiaro in questa zona e vi faccio vedere anche questa. Quindi guardate, riempiamo semplicemente in questo modo. Poi se vogliamo possiamo anche andare a definirlo proprio per renderlo meno sfocato, nel senso rendere una linea un po' più definita, vi faccio vedere dopo come. E voglio correggere un attimino anche le labbra. Allora, sulle labbra quello che faccio all'interno delle frequenze crea un nuovo livello colore, perché qui non agiamo aggiungendo colore, ma semplicemente, siccome è già abbastanza uniforme, lo vado a rendere tutto un pochino più verde acqua. In questo modo, guardate. Poi dove è necessario vado a correggere con l'alta frequenza. Ok, esempio forse ha più senso utilizzare. Beh, diciamo va già benissimo, onestamente il make-up è stato corretto comunque bene. Guardate. Guardate anche in questo punto, quindi ho fatto il riempimento, eccetera. Poi, se proprio vogliamo, un microfluidifica per andare a definire un po' meglio la linea, cioè nel senso per renderla molto più lineare, una linea lineare. Quanti di voi stanno lavorando in questo momento e stanno guardando questa live come per compagnia? Adesso col timbro clone mi sto definendo un pochino una linea un po' più marcata. Io guardo solo la live, io ho foto di sabato sera. Nel senso che le vai a scattare stasera o... Cioè che lavori stasera, no? Una volta come challenge devo provare a fare ritocco beauty solo con gli strumenti di Photoshop, senza frequenze. Secondo me le frequenze sono solo un modo più veloce e ottimizzato di fare le cose, poi si può fare. Quindi vedete, adesso vado a definirmi anche un po' le labbra.
Senza esagerare, però. Quanto sviluppo hai fatto prima di dedicarti alla posta di questa foto? Pochissimo. Veramente quasi come l'ho scattata. Ho solamente tolto un po' di contrasto per avere più dettaglio e appunto adesso facciamo le correzioni finali, perché voglio cambiare un po' i colori della pelle. Non la voglio tenere così, appunto la modella era molto più scura e soprattutto era quello che volevo, una pelle super scura. Come dicevo, appunto, è così chiaro proprio perché a parte ho aumentato le ombre, ma soprattutto ho aumentato la saturazione, eccetera, per riprendere molto i colori del make-up. Cristina sta preparando un reel. A me molte volte mi scoccia, ma lo so che è importante stare un po' su tutte le piattaforme oggi, ma veramente. Comunque, pazzesco il make-up. La make-up artist è stata super brava con questi. Guardate questi tocchi che hanno perfezionato il make-up, è veramente super figo. Adesso vi faccio vedere con le correzioni finali, perché vi ripeto, va bene il beauty. L'unica cosa che voglio fare è uniformare il tono della pelle prima, perché sennò abbiamo ancora queste macchie. Il problema è che essendo che abbiamo tutte queste luci colorate è un po' difficile. Vediamo cosa riusciamo a fare. Do giusto qualche pennellata di qua e di là, senza andare a toccare troppo sul magenta. Ok. Abbasso un po' l'opacità e adesso iniziamo a lavorare su praticamente i colori. Crea un livello di correzione colore selettiva. Sicuramente la pelle è piena di gialli, infatti guardate. Mi vado a schiarire un attimo un pochino il giallo. Anche se più che il colore cioè più che utilizzarlo adesso, voglio utilizzare un attimo il livello di tonalità saturazione. Cerco di stare a passo con i social, il trucco è davvero pazzesco, sì, fantastico. Allora, ho fatto una selezione dei rossi, solamente che siccome il make-up, eccetera, c'è molto rosso, noi vogliamo selezionare solo proprio la pelle, quindi rendiamola un attimino un avatar. Quindi facendo questo praticamente mi estendo un pochino il range così ho più range di selezione. Per selezionare proprio solo, guardate, così seleziono anche il magenta, quindi tutto il viola del make-up, della luce, scusate. E se sposto lo slider, guardate, adesso torna ad essere viola. Quindi non lo sto selezionando quel colore. E a me interessa selezionare veramente proprio solo la pelle. Cioè solo la pelle, o meglio, solo proprio il giallino della pelle, il rosso, no? Ok, riportiamo la U a 0. E poi l'andiamo ad arrossare un po', abbassiamo la saturazione e la luminosità. In questo modo, vedete, il make-up è ancora colorato. Il magenta c'è ancora sul viso, ma ho scurito lei, solamente che questo va ad appiattire tutto il contrasto della foto, che dobbiamo recuperare però con un bel livello curve. Quindi vado a creare un livello curve, lo imposto in modalità luminosità, così non andiamo ad aumentare la saturazione dei colori, o meglio, un po' ne avremo bisogno di farlo, ma lavoriamo selettivamente.
abbasso un po' diciamo, le zone in ombra e mi creo la classica curva d'S che mi va a dare anche questo tono molto lucido sulla pelle. Guardate già solo con questi due livelli come la foto è cambiata completamente. Tra l'altro sto notando adesso che c'è qualche altra macchia di colore da aggiustare nell'occhio, però vabbè, basta fare così, creiamo un livello colore e mi scansiono un bel viola acceso. Scansiono, campiono, a volte confondo le cose. E do una pennellatina così. Ok, fatto in un click praticamente. E poi c'è un po' di blu da correggere con il colore selettivo. Faccio vedere dov'è il blu, eccolo, vedete? Lo voglio rendere più bianco perché così è troppo nero, soprattutto in questa zona qua dello zigomo. Lo schiarisco tutto, mi va anche a dare un contrasto sulla testa. Ovviamente cambiare il colore non ha senso. E mi do un'occhiata anche agli altri colori. Vedete, posso aggiungere contrasto, toglierlo. A me piace un po' più piatta, perché appunto come ho fatto vedere. Verdi forse sono nelle labbra un po', me li schiarisco. Ciani sempre nelle labbra. Il blu l'abbiamo già lavorato, il magenta lo possiamo schiarire un po' così lo rendiamo più lucido. Poi per il resto non tocco niente qui. Quindi guardate questi tre livelli di regolazione, guardate un'altra foto praticamente. Come vi dicevo, la modella è molto scura di pelle e questo secondo me è un bel tono. Possiamo provare con un bilanciamento colore a vedere se riusciamo ad ottenere un tono di pelle ancora meno magenta. Che poi in realtà mi piace questo blu freddo un po' nella pelle. Ho aggiunto poco poco blu. E poi un contrasto finale, qui l'abbiamo applicato in modalità luminosità, adesso lo applico normalmente, questo mi va a diciamo schiacciare un pochino tutto, quindi anche saturazione eccetera. E ok, facciamo attenzione però solo a questa guancia che sennò diventa tipo super super chiara. Quindi me la sto mascherando un pochino fuori. Anche qui la spalla. E quindi, guardate, come la preferite, prima o dopo. Secondo me così è fighissimo. Veramente un super ritocco. Mi dispiace solo che l'altra guancia non ha catturato l'alta luce perché mi disturba un po' questo sbilanciamento. Lo possiamo provare ad attenuare un pochino, però onestamente nemmeno mi dispiace tantissimo. Se no va a finire che si spegne troppo. Proviamo un attimo. Nuovo livello, salviamo innanzitutto. E riapplico le frequenze, che forse sono l'unica salvezza per correggere questa cosa. Le applico con un valore di 30. Quello che dobbiamo fare adesso, il problema è mantenere la tridimensionalità. Portare un po' più su questo. E ovviamente adesso mascherò dove solo mi serve. Quindi me le inverto. Però vedete, va a scurire troppo, mi sa. Diciamo forse lavorando con delle curve si può fare, però a me serve giusto farlo un pochino. Poi se proprio vogliamo lo facciamo con un dodge and burn. Prima, il rischio di esagerare con il ritocco è alto, non saprei mai quando fermarmi.
Non ho capito come è scurito la pelle, ti faccio rivedere subito. Allora, il rischio di esagerare con il ritocco non lo so, perché questo è un mio diretaccio estremo, come ho premesso anche all'inizio. Nel senso, guardate, se già fate questo zoom, la pelle ha i difetti, cioè lo vedete così uniforme, ma se zoomate, guardate quanti dettagli ho tralasciato, no? Che potrei continuare a correggere col dodge and burn, eccetera, però poi diventa troppo fake. Ovviamente, come dicevo prima, il colore della pelle non era questo, è semplicemente, guarda, si vede che è una pelle super satura, cioè non so se esistono mulatte di questo colore. Lei non è mulatta, quindi diciamo che è una pelle molto più scura. Infatti poi quando la taggerò su Instagram, andate a vedere il suo profilo, si vede completamente il colore. E poi ovviamente tutto questo colore scuro è dato anche dal contrasto, dalle alte luci, no? Questo effetto molto pieno di chiarezza che c'è nella foto. Secondo me è pazzesca così. Se poi devo abbassare un pochino l'opacità, semplicemente mi raggruppo tutto e abbasso un pochino. Ovviamente adesso avevo creato già la foto sopra. Ok, quindi magari così può essere una via di mezzo. Secondo me è molto bella come foto ritoccata in questo modo. Poi se voglio posso continuare. Cioè, dipende appunto dove fermarsi. Io vi faccio vedere cose, se voglio aumentare un po' la saturazione del make-up, no? Magari solo del verde qui. E voglio aggiustare un'ultima cosa, poi vi prometto che vi lascio andare al vostro fine settimana. Ecco qui. Ho aggiustato giusto il colore un poco qui in alto. Però direi che ci siamo. Quindi questa è la foto finale. Vi faccio vedere il prima e dopo. Cioè, il ritocco c'è. E si vede. Ovviamente il beauty retouch non è che lo vuole nascondere. Però è fatto bene. Secondo me è veramente bello. Qui c'è ancora un po' di macchia che si può correggere, però me lo faccio magari off camera prima di pubblicarla sui social. Poi mi raccomando, andatemi a seguire là perché ci sono un sacco di cose che pubblico sempre. Se non mi seguite, lasciate un mi piace alla live e vedo che già ci sono abbastanza mi piace. E ovviamente se c'è qualcosa che non vi è chiara, riguardatela. Poi vi ripeto, magari c'è bisogno di spezzettare le live per spiegare una cosa piuttosto che un'altra. Qui e fare tutto insieme velocemente. Quanto è durata? Un'ora e mezza. Non male, ho fatto live più lunghe e grazie mille per avermi seguito, ragazzi. Ovviamente se avete bisogno scrivetemi su Instagram, potete parlare con me sempre e magari cercherò di organizzare anche questa call su Zoom tutti insieme, giusto per iniziare a conoscerci, per fare magari anche qualcosina un po' più in privato, proprio per avere l'interazione live delle persone che possono interagire mentre faccio e fare domande. Noi ci vediamo quindi in un prossimo video, nel mentre continuate a seguirmi, guardatevi i video vecchi e soprattutto continuate ad essere creativi. Un saluto da Marco, ciao!